Ciao Charmed, ciao Polite, ciao Fede, ciao Dark Gas. Charmed, Fede, Polite, Charmed, Dark Gas, ciao Liam. Ciao Afranix, ciao a me stesso, che me spamma la video impressione. Anzi, lo rimettiamo di nuovo, visto che adesso siamo in diretta. Per quando dovremo parlare ovviamente 10 minuti del gioco. Ciao Nicola. Vai, Fede, Liam, Afranix, Polite, 8, 25, 32 e ciao T-Seeker. Ok, questa è la seconda volta che ci casco, che non posso scrivere da qui. Mannaggia. Lo rimettiamo qua. Ok, questo comando ciclicamente apparirà. Stiamo poi la saluto di presenza. Sarebbe controproducente, non è che la sto vedendo adesso per la prima volta. La vedrò come si deve tra. L'ho vista prima, la vedo dopo. Quindi è uno ciao falso in quel caso, perché non è il ciao del ti sto vedendo adesso. Voi vi sto vedendo adesso e vi saluto perché state entrando in casa mia. Lei ci abita a casa mia, lei proprio è fissata a casa mia. È diversa la cosa. Vedere attualmente dietro questa porta lo potrebbe uscire e lanciarmi delle armi contundenti, ma non è questo il momento. Allora, siamo nei pressi di un titolo. Oggi inizieremo una nuova serie. Anzi, oggi, se vogliamo essere precisi, inizia un nuovo ciclo di dirette. Avremo nuovi giochi. Detto così, sembra tipo che sono quello che ha portato i giochi vecchi. Nuovi giochi, tipo quando comprate la PlayStation con 100.000 giochi, c'è un gioco nuovo che è uno del 94. E la PlayStation c'è il 3 dicembre, quindi è molto difficile trovare un gioco del 94. Neo, The World Ends With You. È così difficile per me dire Neo, perché il termine è per colpa di Matrix mi viene da dire Neo, ma in questo caso è un termine latino, si utilizza Neo in senso di nuovo, il nuovo The World Ends With You. The World Ends With You 2, se così vogliamo dirlo, Nomura non ha voluto utilizzare il 2 perché c'era troppo stacco, perché i personaggi sono diversi e così via. Quindi ha preferito mettere un titolo alternativo, nel caso specifico. E il nome giapponese è Shin Tsubarashiki Kono Sekai. Tsubarashiki Kono Sekai è il nome di The World Ends With You, quello del 2007. Shin significa rinnovato, nuovo, tante cose. Shin ha tanti significati. Nel caso specifico può significare nuovo, rinnovato. Nessuno capisce. Sì, ma infatti molti erano convinti che fosse un remake di The World Ends With You con Neo, ma anche con lo Shin. Shin spesso si usa appunto per rinnovare, tipo quando Yoshida ha detto che la difficoltà Final Fantasy è il vero Final Fantasy XVI, disse che è lo Shin Final Fantasy XVI. Vedo Shin ha tanti significati, però diciamo che è sempre quella cosa, l'appassionato lo comprende al volo, il tizio che entra in negozio e chiede cos'è sto gioco, no. Nel caso specifico, quindi ne vedremo. Tra l'altro, all'epoca Yakuza 7, Ryugotoku 7 venne chiamato in fase di sviluppo e anche per noi venne detto che si chiamava Shin Ryugotoku perché era il nuovo Ryugotoku. Quindi, ciao Giandante, ora facciamo un piccolo excursus di quello che è sto gioco nel generale. Quindi, un'oretta la passeremo parlando di sto gioco. Quindi, per cui. Shin è un termine particolare che indica il nuovo, il rinnovato, a volte anche il rifatto e così via. Nel caso specifico, se vogliamo essere molto grezzi, è The World Ends With You 2, Tuewi 2, Neo Tuewi e così via. Spesso me lo sentirete dire col neo in americano, perché siccome The World Ends With You è un termine inglese, mi viene da associargli il neo inglese, ma neo è una parola latina che significa nuovo. Ma per colpa di Matrix, il cui protagonista si chiama Neo, quando leggo Neo mi viene da dire Neo, quindi ringraziamo all'epoca i fratelli, oggi sorelle Wachowski, per avermi rovinato il latino. Quindi, nel caso specifico, grazie di tutto e grazie per tutto il pesce. The World Ends Neo, The World Ends With You, Shin Tsubarashiki Kono Sekai, Entuevi, mi sentirete chiamarlo in maniera diversa, esce nel luglio del 2021. Per PS4 e Switch. Sono riusciti a farlo uscire lo stesso giorno del titolo originale, che in realtà adesso non mi sto ricordando qual è precisamente il giorno. Credo che sia uscito. Era il 14 o il 21? Credo sia il 14, ma non ne sono sicurissimo.
Su PC esce qualche mese dopo. 27, ho detto tre date a caso, 27. Di 7 luglio, l'originale del 2007, questa versione del 2021. Uscirà poi su PC prima su Epic Games Store qualche mese dopo e molto molto tempo dopo su Steam. Su Steam. Tra l'altro su Steam ci fu la problematica del fatto che non venne minimamente pubblicizzato, molti si lamentano di questa cosa, ma in 2Win sé non ebbe sta grande pubblicità come 2Win e così via. The Golden Sea Few è il mio gioco Square Enix preferito, penso di averlo detto molteplici volte, e vi sottolineo che per Square Enix intendo qualunque gioco uscito dal 2003 in poi, quindi è facile metterlo in mezzo a titoli particolari, tra gli ultimi 20 anni di Square, 21 ormai, ma quindi Rebirth, sì, The Golden Sea Few lo preferisco, e non di poco a Rebirth, giusto per dire, i migliori 20 anni, e così via. Neo The Golden Sea Few ha questo onere di essere il sequel di un gioco comunque non famoso, se non nella sua cerchia, ma di culto. Entwave è l'esempio di quel gioco che, anche senza aver venduto tanto, si è comunque ritagliato una fetta di fan, slash fanboy, slash assatanati, slash, vabbè, tante persone in cui mi ci rispecchio. E basta, finisce qui la discussione al riguardo. Neocortex, non so se lo Shin Cortex, in Giappone magari lo chiamano così, ma non penso. E 2Win non esiste su PS4, 2Win base. 2Win base esiste solo su DS originario, iOS e Android la versione solo, e su Nintendo Switch. Queste sono con la versione Final Remix. Queste sono tutte le versioni esistenti di The Golden Sea Few base, e le abbiamo portate tutte su questo canale, non su questo, sul ora sul secondo canale, trovate, qui non trovate più niente perché sono passati 6 anni. Abbiamo giocato tutte le versioni con tutte, cercando le differenze di The Golden Sea Few, e adesso abbiamo in mano il seguito diretto. Per carità, quando ci è stato presentato, l'unica cosa che collegava come seguito diretto sto gioco e il precedente era Minamimoto. In questo artwork sono tutti personaggi nuovi. Tra l'altro, Nomura disegnò Rindo prima che scoppiò la pandemia. Quindi il fatto che ha la mascherina come metodo identificativo, perché Neko ha le cuffie e quindi le orecchie, Rindo ha la mascherina e quindi la bocca, fu una casualità. Poi, per carità, questo artwork ci mostra due cose. Un personaggio che sembra essere Neku, dal fatto che sia come sia coperto, è uno dei cattivi nell'artwork. Dai trailer abbiamo visto chi erano i protagonisti, che Minamimoto era uno dei protagonisti, o meglio, dei personaggi giocanti, protagonista è una parola grossa, ma c'era anche questo personaggio che abbiamo visto invece dalla parte dei cattivi. Caso specifico, Shoka, ma adesso vedremo meglio. E diciamo che l'artwork, poi c'era l'artwork, il cielo stellato, lo stesso di Kingdom Hearts, Nomura ha detto finite di farvi le pippe, così in termini molto brevi. Ovviamente Nomura in questo gioco non c'entra, non è vero, Nomura è il creative director, creative producer, uno delle due, non mi ricordo quale delle due, ma tanto l'importanza è la stessa, Nomura è l'inventore del prodotto della serie, è colui che ha potuto far nascere il gioco di per sé. In più è il character designer di diversi personaggi, molto di più in Puewi, quindi qualcuno sparso, che potremo vedere. Se aspettate un attimo, se aspettate un attimo, contate fino. Vabbè, non contate, aspettate un attimo, magari parlo nel frattempo. Ho bisogno di un libro in cui non ho la minima idea di dove sia. È nella libreria, però giriamo quindi la libreria. Ora si spacca, perché la libreria si deve spaccare. Forse qua. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo. È perché non è grandissimo, quindi forse era sopra, ma solo questo sono l'ultima. Questo per non prepararmi prima le cose. Fatemi vedere nel reparto libri. Reparto libri. Reparto libri. Se è qui, però io non vedo una se. Allora, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. No. Cos'è caduto? Tu cosa sei allora? Scusa. Ah no, sei tu. Ecco, infatti era l'unica cosa stramba lì in mezzo. Ok. Eccomi qua. Stavo per prendere il cavo e stavo per cadere tutto. Ah, questa è l'equivalente dell'Ultimania di Neo The World Ends With You. Ovviamente non è l'Ultimania perché sarebbe, non esiste l'Ultimania di per sé,
mi ricordo neanche come si chiamava ufficialmente. La scintilla. Tra l'altro, regalo di Destiny che mi ha fatto una sorpresa quando ancora non compravo roba dal Giappone. Oggi la prenderei al Day One. All'epoca ero un po', no, sai, prende la cosa, che schifo. E infatti me l'ha fatta trovare sotto l'albero. Dice, ma te l'ha regalata per il compleanno. E che significa? Io ho sempre un albero a portata di mano in cui puoi mettere i regali. Non sanno male cos'è la vita. Qui sono presenti interviste, disegni, tutte le mappe, tutte queste cose. Ovviamente solo in lingua giapponese. Volevo fare una battuta, ma non ce l'ho fatta, quindi ci manteniamo in giapponese. Ovviamente le cose avanzate possono essere definite spoiler, quindi non le vedremo. Ma di per sé qui ci sono le eventuali interviste ai developer, bozzette e così via, che ci dicono cosa ha fatto chi e cosa ha fatto quando. Nel caso specifico, questa cosa ve la posso fare vedere, abbiamo le tre persone più importanti di sto prodotto. Il nostro caro bimbo malefico Tetsuya Nomura, il carissimo director di The World Ends with You, Hiroyuki Ito, e il terzo chi era? Tra l'altro l'ho detta sbagliata, il carissimo director di The World Ends with You, Tatsuya Kando, è il director di Neo The World Ends with You, ossia Hiroyuki Ito. Quindi abbiamo praticamente le tre persone più importanti di questo prodotto. C'è da dire una cosa, la diciamo più volte, perché sta cosa, questo Hiroyuki Ito non è quel Hiroyuki Ito, sono due Ito diversi. Quel Hiroyuki Ito ha fatto, scusate, ha creato l'ATB, ha diretto Final Fantasy VI, Final Fantasy IX, Final Fantasy XII, e ha fatto coso, come si chiama quel gioco, Dungeon Encounters e così via. Questo Hiroyuki Ito ha iniziato a lavorare per Kingdom Hearts Chain of Memories perché lavorava per Jupiter. Poi gli sarà piaciuto come si lavora in Square, pazzo, ognuno va per lo suo, e quindi è entrato in Square e ha fatto altri titoli della serie di Kingdom Hearts, ma poi l'hanno messo in The World Ends with You, sia base. Ancora lavorava per Jupiter, comunque The World Ends with You è di Jupiter, sviluppato da Square, quindi c'era ancora lì in mezzo. Non so se già era passato a Square nel 2007, cioè lo so, non me lo ricordo. Ed è director del 2, mentre Kando ritorna come series director. E Nomura come creativo, a prescindere, tutto quello che ne consegue. Questo Ryukito è tutto quello che è Kingdom Hearts. Prende, si è messa la parola a Kingdom Hearts. Quello invece è la divinità scesa in terra che non può essere mai più toccata in quanto ha fatto la perfezione. Ma l'altro Ryukito è il mio game designer preferito. Questo ha fatto uno dei miei giochi preferiti di sempre. Comunque ha lavorato anche a due Wii base. Ma in ogni caso, quello che conta è il risultato finale. Sono anche altre persone di spessore, tra cui Gen Kobayashi, art director, Akiko Ishibashi, che sembra un nome che all'epoca di The World Ends with You non risultava, come si dice, importante, perché era love writer della parte Final Remix e di sto gioco. Ma sappiamo che adesso Ishibashi è coinvolta nella stesura della trama di Kingdom Hearts 4, quindi di colpo sto gioco è diventato meraviglioso perché forse riusciranno a fare una cosa. Comunque, vabbè, questo qua poi ognuno. Kingdom Hearts ha sempre avuto diversi writer, adesso avrà pure la Ishibashi. In più abbiamo la colonna sonora di Takeharu Ishimoto, lo stesso del gioco originale, oggi un freelance, ha creato la sua etichetta che si chiama Frill Inc. Ed è una delle migliori colonne sonore che il mondo dei videogiochi abbia mai visto. Sì, no, Marco, Nomura soffre in queste cose vabbè, a parte la solita cosa l'ha fatto tutto lui, ma c'è lì la sindrome del se una cosa sembra che sia fatta da lui, allora lui ha fatto tutto. Se un disegno sembra il suo, allora lui ha fatto il disegno, la storia, i capelli, la musica e così via. A me spiace per personalità come Ferrari, perché il 90% dei disegni presenti in Remake e Rebirth sono di Ferrari. E sentire tipo voci del tipo sto design è proprio Nomura. Cioè, mi immagino quel poverino che ha fatto tutti i disegni alla perfezione, si deve sentire, no, l'ha fatto un altro e per quello è brutto per sé. Comunque, sì, c'è la Nomura, ma ne ho parlato anch'io nell'ultimo video delle interviste. C'è proprio Nomurata nel titolo. Ci ho parlato, ho detto quella che ha detto lui. Ci sono i timestamp in caso. Nel complesso. Comunque, oggi noi vedremo questo prodotto. Il gioco è sviluppato dai
hand, vediamo se hand sono quelli sia dei diversi porting di The Walden Sea View, ossia quello per iOS Android e per come cacchio si chiama, per Switch, e in più gli hand, magari la level 5 dell'epoca magari, e in più hanno sviluppato anche, sempre insieme a Square, FreeWayWay Days Overdue and Recoded nello specifico. Quello, gli Jupiter del team originale, gli Jupiter di The Walden Sea View base, oggi fanno solo Picross. E a me va più che bene. Infatti, Jupiter è uno dei miei team preferiti di sempre, che ha fatto due cose: The Walden Sea View e Picross. Ma non serve che faccia altro, Jupiter. Mentre Hand, diciamo che hanno preso questa eredità. Hand ha fatto anche altro nel frattempo, tra cui no, Mysteries of Onjo, Centennial Case, Hashijima Story. Quindi gli Hand fanno anche altro. Penso facciano anche altro fuori da Square. Non lo so, però, ovviamente, la mia conoscenza si ferma a quello che fa in Square. Nel caso specifico, quindi abbiamo questo prodotto, come ho detto, è disponibile su PS4 e Switch e su PC e così via, cioè su PC sia su Game Store che su Steam. Il gioco ormai si trova veramente a una bazzecola, è molto più difficile trovare il primo a conti fatti, visto che si trova fisso a 50 The Walden Sea View. Essendo esclusiva Switch, c'è la tassa Nintendo. Si può giocare su telefoni volendo. Il problema è che i nuovi sistemi operativi non lo regolano, quindi se tu hai l'ultimo iOS, per esempio, non puoi comprarlo. Quindi è un turbinio di emozioni per poter giocare a sto gioco come si deve, al primo nel caso specifico. Si spera che prima o poi riescano a portarlo su piattaforme odierne, o meglio, su piattaforme sempre condivisibili e con degli sconti realmente esistenti. Ora, noi ci accingeremo a iniziare Neo The Walden Sea View. Essendo il sequel di un gioco precedente, cioè, non ci saranno fregni agli spoiler di The Walden Sea View base. L'abbiamo già visto insieme più volte. In ogni caso, essendo nel sequel, se ci sono degli eventi che vengono presi dal gioco precedente, li prenderò come fatti. Non starò a dire, ah, giocatevi il gioco precedente per scoprirlo, non vi rovino sta cosa. Ovviamente verranno presi come fatti. Comunque, The Walden Sea View è uno dei miei giochi preferiti di sempre, uno dei giochi migliori mai creati, quindi giocatelo in qualunque modo. Per quanto l'unico metodo realmente acquistabile è su Switch, quindi non è che abbiamo tante. E su iOS Android, se riuscite a trovare la versione giusta che gli va bene a loro. Ora io avvierò il gioco perché noi utilizzeremo la funzione del New Game Plus per fare in scioltezza la storia. Visto che sarò a livello massimo, per quanto posso regolarmi opportunamente il livello, sarò a livello massimo e con tutte le spille potentissime. Per evitare tempo di farming, il gioco non lo richiede così tanto in realtà. Ci sono però dei punti in cui potrebbe essere rognoso perdere tempo. Quindi, per evitare i tempi di farming, io però sto pensando a una cosa, magari un attimo stacco per vedere una cosa. Se il party me lo blocca, credo di sì, ma non ne sono sicurissimo. Comunque, per evitare tempi di farming, userò il New Game Plus del mio salvataggio. L'unica cosa è che entrando, a prescindere col mio save, ci sarà l'artwork nuovo. Non ci sarà questo artwork, ma ci sarà quello finale in cui ci sono i personaggi spoiler. Quindi entrerò staccando un attimo il video. Vabbè, dipende dal momento storico, poi si va a una scaletta. Tra l'altro, Yakuza poteva diventare la mia serie preferita di sempre. Purtroppo, pian piano, ha avuto degli inciampi. No, e non il presidente. Quindi io ora stacco un attimo il video, avvierò il gioco, sentirete comunque la musica di sottofondo e fatemi vedere un attimo come funziona il coso, il New Game Plus. Se no si fa New Game, non è quello il problema. Però per evitare il farming, perché ripeto, il gioco non è difficile, specialmente se vuoi mettere facile diventa difficile. Ci sono però alcune parti in cui può essere rognoso, specialmente con alcuni nemici che sono abbastanza rompiballe. Preferisco evitare di perderci tempo. Quindi io per un attimo vi stacco tutto. Beh, l'audio no, l'audio ve lo posso far tenere. Vi stacco il video. Tanto si chiama Gioco PC e vi faccio vedere Streamlabs. Bellissimo, ma non capisco chi è che lo mostra. Vabbè, cos'altro? Allora, tu cosa sei? Andiamo per ordine. Questo è Streamlabs. Questo non serve. Non capisco manco perché è visibile Streamlabs. Allora un attimo. Streamlabs non serve. Questo cos'è allora? Questo che state vedendo? È il gatto.
Ok, si stacca anche l'audio, quindi non è possibile avere la moglie piena e la motta ubriaca. Non si, posso mettervelo l'audio separato? Ve lo metto l'audio separato, va bene. Tanto da qua lo posso mettere? No, da qua non parte, no, perché si stacca la fonte che arriva. No, troppo infame, non c'ho voglia, ciao. Quindi io vi dico adesso cosa sto facendo. Sto premendo su avvia gioco. Ho 90 ore attualmente all'attivo. Premendo su avvia gioco, ci sarà il menu iniziale, come detto, con l'artwork spoiler, che magari fosse selezionabile, uno poteva magari evitare, disse, non ci hanno pensato. Mi dispiace perché ci sono Made with Unity, Hand, i diversi middleware, di solito li mostro queste cose, però questo gioco usa una funzione di autosalvataggio, non uscire dal gioco spegnere dalla console. Ok, qua c'è il bellissimo artwork spoiler. Tra l'altro non è solo l'artwork spoiler, ma anche nei save io devo stare attento a quello che faccio vedere perché uno, nei save c'è l'icona dei personaggi. Poi per carità, praticamente tutti qua l'avrete finito, o buona parte di voi, ma io non posso dare per scontato sta cosa. Indi per cui l'ultimo salvataggio mio è del 23 settembre del 2021, quindi 2 mesi dopo l'uscita. Io apro questo, sovrascrivere, salvare i dati automaticamente, ma sì. Tanto farò una nuova partita, cioè faccio il totale. È difficile scegliere. Di base ti direi Twewi perché ci sono più affezionato, ma quella di NeoTwewi è più bella. Preferisco Twewi, ma NeoTwewi è più bella. E devo fare che non sovrascrive invece. Quindi carica. Faccio di nuovo questo. Sovrascrivere i dati? No. Ah, ma devo farlo per forza, non c'è modo di scelta. Allora facciamo una cosa, questo lo copiamo nell'1, nel 2, nel 4. Ok, io poi carico il 4, sovrascrivi. Ok, ora io faccio nuova partita. Cioè no, faccio il selettore capitoli, quindi prima qual è il tasto per selezionare capitoli? Un attimo, non è difficile, non mi ricordo più quali sono i tasti. Questo. Capitoli, settimana 1, anzi prologo e basta, ritorna a questo giorno. Ora questa schermata la posso mostrare, sì, non mostra niente di che, quindi io già qua posso mostrarla. Io purtroppo non ricordo se i personaggi, se fai il seleziona capitoli, se dai i personaggi anche dei capitoli successivi, questo non lo ricordo. Spero di no, però vediamo. In caso un attimino dovrò staccare al solito. Ma questo ve lo rimostro. Cioè questo ve lo appena il mouse, la freccia. Mannaggia puttana. Dobbiamo stare calmi. Questo si chiama gioco PC, ma non c'è più gioco PC, che fine ha fatto? Ah, è questo, non c'è neanche gioco PC. Ok. Mamma mia. C'avevo anche io disattivato l'audio. Questa è la selezione capitoli. Ora noi selezioneremo il prologo e partiremo in questa avventura capitolare. Ovviamente Devil May Cry 1 non è che si gioca a capitoli, ma si gioca a giorni. Diciamo che chi ha giocato Devil May Cry base sapeva, poteva immaginare di questa struttura. Per quanto sia bella questa canzone, cercheremo di staccare, perché se no qua impazziamo. E quanto è bella New Game. Vai! I progressi della giornata in corso andranno persi. E sti... Perché ogni capitolo poi mi chiede, non va poi liscio? Nel caso. Io non mi ricordo com'era a capitoli quando lo selezionavo. Sono passati 3 anni, non mi ricordo cosa ho mangiato stamattina. Pensa se mi ricordo come funzionano i capitoli. A memoria dovrebbe andare avanti, ma non ne sono sicurissimo. Vediamo. In ogni caso, provo. Inizia. Neo 12, Shin Tsubarashi, Konosekai. Questo era un riferimento al finale segreto di The World Ends With Final Remix, che era proprio un ponte di collegamento abbastanza evidente con gli eventi. Tra l'altro, Nomura stesso disse insieme agli altri che iniziarono a lavorare a NeoTwave non appena finito di pubblicare la versione Switch di Devil May Cry
Prima cosa da dire, ma penso sia abbastanza scontata a prescindere, i personaggi, eccetto quelli principali, non hanno faccia. I PNG non hanno faccia. Ok, qui vediamo innanzitutto la cosa più bella del mondo, gli sticker di Final Fantasy, col Tomberry nel caso specifico. Tra l'altro ovviamente questi qua li hanno estratti e hanno fatto degli sticker veri. Ci vediamo all'incrocio, coso, Tamarindo, dove sei? All'incrocio. Sei ritardo, dove sei? Vieni all'unze qua. 104. Tipico da parte di Atlus. Sì, vabbè, ma molto ovviamente è nato poi il meme del fatto che sto gioco fosse una copia di Persona 5, ovviamente senza sapere da dove uscì, per Shibuya poi, solo per Shibuya. Rivo, grazie mille. Hai, hai, Marci. Il gioco è disponibile in due lingue, in inglese e in giapponese. Siccome sono un fanboy, lo mettiamo in giapponese. Ma il doppiaggio inglese è comunque fatto bene. Per carità, ovviamente quello giapponese è tutta un'altra cosa. Lui è Rindo Kanade. Fatemi un attimo aprire il menu, senza che voi vediate. Quindi vi stacco un attimo solo. No. Ci sono tutti i personaggi, porca miseria. E beh, ma forse sono solo equipaggiabili. Sarà difficile aprire il menu. Quello sì. Vediamo. Vediamo come si fa. Perché mi sembra difficile che poi in battaglia ci siano tutti. Però, è da vedere. Vediamo un attimo come giostrarcela. Se no non apriamo il menu. Eh sì, in battaglia appariranno, però in battaglia potevo provare a cioè, non sono così visibili a primo impatto. Poi per carità, il personaggio lo mostrano dopo 5 ore di gioco, quello effettivo, quindi ce la possiamo sgiocare in breve. Però vediamo come farla al meglio. Se no, facciamo una cosa. Sì, facciamo una run. E ce ne usciamo. Mi dispiace perché veramente così sarebbe andata liscissima. Però non possiamo sempre stare a puntigliare alla cosa. Mettiamo in caso facile, se abbiamo bisogno. Sì, basta. Vi stacco nuovamente perché per uscire vedremo di nuovo l'artwork. Quindi fatemi fare nuova partita. Sì, facciamo new game e basta. Va bene. Sovrascrivere? Sì, sovrascrivi quello che vuoi. Ok, mi ha dato il salvataggio UFO. Queste qua sono le spille perché ho la demo. No, queste qua sono i bonus pre-order. Bonus pre-order, ok. Quelli che per sbaglio diedero alle persone il gioco completo. Quando diedero i bonus pre-order alla gente. Ok, new game. Basta. Più che altro per chi conosce il gioco sa che ci sono dei punti in cui ci sono dei nemici parecchio infami. È avanzata quella cosa. Però. Ok, adesso non devo avere paura di nessuno. Oh, entro ci sono i personaggi. Quanto non posso mai uscire perché c'è l'artwork e così via. Tanto i miei capelli stanno uscendo dalle cuffie, com'è possibile sta cosa? Sembro Madame dei tempi d'oro. Tra l'altro non ho cronologia chat. Cioè ce l'ho, ma non è come l'altra che era tutta. Ciao Cataclast. Su Switch, allora io non l'ho giocato su Switch. Nel caso se c'è qualcuno come Destiny che l'ha finito su Switch o altri che l'hanno giocato, ne parlano loro. Però molte delle persone che ho sentito su Switch hanno notato dei cali, specialmente in battaglie concitate. Hai, hai, Marci. 104, ne? Io nel mio caso l'ho giocato su PS5. Non esiste una versione nativa, esiste la versione PS4 su PS5, ma... cioè ho giocato la versione, tra virgolette, migliore se studiavo, ovviamente quella PC super mega ammazzata. Muoversi per la città.
I rumor li leggo, ma non li commento mai in quanto rumor, leak e cose così. Per quanto il leaker è ultra di fiducia, ne vale quanto basta, ossia sono informazioni rubate, quindi non c'è da commentare. Sarebbe andare contro il volere degli sviluppatori parlare di info rubate. Magari non ne parli tra amici, in quel caso non ne parla, li commenti e così via. Ma il ramo ufficiale è una cosa un po' che preferisco non fare. Allora, qui abbiamo, ma forse qualche aggiornamento sparso c'era. Ah, una patch, delle patch sono uscite comunque. Il gioco si fa forte di una folta sezione di collezionabili, che siano meccaniche, che sia musica, che siano ovviamente le spille, la fulcro del gameplay, i vestiti, che tanto qua c'è il vestito di Neku, sì, però solamente il vestito. Anche perché, come T-Seeker sa, se dovessimo parlare di leak, dovremmo parlare di quanto la software house in questione sia incompetente nella localizzazione. Ma siccome non è la sede dove parlare, ci fermiamo qui. Ok. Questa è la mappa, che è la più grande miglioria del primo Tuewi. Il primo non aveva una mappa interagibile. Qui ancora non è interagibile perché non abbiamo sbloccato le altre zone, però lo sarà. Sì. E qui abbiamo i pensieri. Quindi abbiamo una mappa attualmente bloccata, o meglio, abbiamo 5 diramazioni, ma sono tutte bloccate. Il gioco fa forte di questo effetto fisheye in particolare. Cioè questo effetto della città che rientra verso di te nel questa cosa qua. Effetto fisheye, non so se c'è un termine per spiegare cos'è. Nel caso specifico. Abbiamo dei tasti da poter premere, tra cui difficoltà. Attualmente non abbiamo altre difficoltà perché tutto è governato dalle cose che ottieni. La difficoltà facile devi ottenerla, la difficoltà difficile devi ottenerla. Però in più puoi cambiare quando vuoi il livello calandolo. Calando il livello aumenti la percentuale di ottenimento oggetti. Ovviamente ti calano i TF, i punti ferita, ma aumenta appunto il tasso di ritrovamento. Ciao Ignoto! Tra l'altro, rispetto al primo Tuewi, questo gioco ha molte più licenze dei luoghi in sé. La Tower si chiama Tower e non Towa. L'unico che è rimasto, perché ormai è storico, è il 104. Ma il 104 ormai appartiene a Square come utilizzo effettivo. Specialmente dopo l'uso che ne hanno fatto in Kingdom Hearts 3. Ed eccolo qua, infatti. Nel mondo reale è il 109, infatti giochi più recenti o il recente Reinatis utilizza il 109, che è quello reale. Swallow, che significa ingoia? No, significa, è uccello, che uccello è lo swallow, la rondine, non mi ricordo, però significa anche ingoia, quindi non lo so. Fantago, ho cercato tutto ieri ma non ho trovato niente. Ehi, Rindrago, non dimmi che sei distrutto dagli esami. Per il genere trova solo robaccia, lo stanno giocando una sorta di Final Fantasy Go, ossia trovare i mostri di Final Fantasy sparsi per il mondo. Consultare le note a mente. In poche parole, se mi perdo premendo L1 posso ricordarmi dove andare. Nel caso specifico devo incontrarmi con Fret fuori dal 104. Tra l'altro la host cambia, purtroppo ricominciando dall'inizio ogni volta, ed è un po'... può risultare fastidiosa sta cosa, ma poi ci saranno molte più tracce, quindi ci si farà meno caso. La telecamera è sempre, cioè il tipo di gioco è sempre autoriale, o meglio è sempre strano, fuori dagli schemi. Anche questa telecamera così, il fatto del, forse anche le persone senza volto potremmo definire la scelta effettiva del gioco, e non solo per risorse tecniche, visto la misantropia del protagonista. Però questo qua poi sono scelte tecniche che ognuno può scegliere, anche perché se no non sarebbero scelte. Ovviamente c'è da dire che il target principale del prodotto sono gli adolescenti. È un gioco shonen come tutti i titoli Square, nel caso specifico è 12+, ma il target perfetto per questo gioco sono i 16enni, quelli appena usciti dalla fase sono ribellino, prendo questa sedia e me la spacco in faccia e così via. Sì, buona parte dei prodotti Square, tranne
lungo e qualche gioco di Matsuno lì in mezzo che è un po' più maturo, ma la maggioranza comunque dei titoli di Square sono per adolescenti e Tuewi è proprio adolescente al massimo. Per carità, ci sono dei momenti crudi, ma sono i momenti crudi che troviamo in qualunque shonen, per carità, qualunque, nella buona parte degli shonen. Anche Dragon ogni tanto c'ha una testa che vola, no? Per fare un esempio, quindi è una cosa del genere. È proprio Fred Furukawa, Tosai Furusawa, ho detto tre nomi diversi, Tosai Furusawa, chiamato Fred. Marina! Dragon all'inizio era comico, per questo puntava anche sulla nudità visiva, al punto che era 30 pagine invece che 20 a capitolo, poi ha cambiato totalmente, okay, gli editor lo hanno fatto passare da comico a shonen. Allora, quella è tutta storia dell'editoria un po' differente. Infatti poi ha smesso di essere, cioè penso che il più grande problema è il fatto che all'inizio di Dragon ci sono gli animali e poi la gente si sorprende se ci sono gli insetti, si trasforma. Mentre invece nella prima serie gli animali parlano, camminano, sono in mezzo a noi, il sindaco è un cane. Però poi a un certo punto, che strano che ci sono, è strano che Cell sia più forte di un essere umano a caso. Ma ripeto, lì poi è ovviamente una sorta di incoerenza temporale perché cambia il prodotto. Cioè non lo state comunque in capolavoro. Comunque, Fret e Rindo sono due amici che giocano nel 104 di Shibuya, che è quello che succede anche all'inizio di Alice in Borderland. Solo che lì succede letteralmente l'apocalisse. Shinigami Baji. Baji è il nome giapponese delle spille, Shinigami è il nome giapponese dei Reaper. Questa qua è la spilla dei Reaper, la spilla dei mietitori, dei demoni, purtroppo localizzato in italiano, demoni. Ma non perché è errato, Shinigami sono gli dei della morte, quindi anche mietitore sarebbe, anche Reaper sarebbe sbagliato. Il problema è che demone è troppo generico, al punto... al punto che in Tuewi base c'è un rank che si chiama demone. E la gente pensava che l'avevo giocato in italiano, che quel rank fosse il rank Shinigami, mentre invece il rank Demon. Quindi purtroppo, o meglio, non c'è, poi si va Rakuma, non so se prova. Quindi purtroppo hanno usato un termine troppo generico per il loro scopo, per gli Shinigami. Cioè, Shinigami sono gli dei della morte. Poi, volendo usare la valenza storica, Reaper, mietitori, volendo. Demon è troppo, personalmente Demon è troppo generico, forse anche ad affacciarsi ad un pubblico che non ha idea di cosa siano gli Shinigami, ma in quel caso ne sa ancora meno nel totale. Ho ripreso Notewebby perché era da parecchio che dovevo portarlo e nella scaletta è alternato con Yakuza, ho finito Yakuza 0 e Yakuza Kiwami e adesso è sul turno. Dopo Notewebby verranno Yakuza 6 e tutti gli Yakuza perché sono finiti i Twebby poi. Nani sore? Hayatten no shinnai? Spilla demone. Per badge posso capire che sia spilla, perché comunque come lo traduci badge, soprattutto è una spilla, quindi mi va bene il badge in spilla. Per Shinigami mi è difficile essere d'accordo. Sudo che? Sudo! Aia, sai se ho miru da che mi darà catteta. Ho due spille e il portafoglio vuoto. Sono le stesse spille che hanno inizializzato il piano utopia del cattivo, vabbè, di Kitaniji in The Golden Sifu. La spilla cade. Questa spilla rarissima cade. Abbiamo portato un Melody of Memory, ma ancora anni fa. E anche Darkrod ho portato di recente. Persona 5 lo dovremmo iniziare venerdì prossimo. Dipende da quanto mi prende Persona 3 FES, perché se mi prende tanto faremo due live la settimana di quello. Se no lo iniziamo venerdì prossimo. Il reload se ne parlerà dopo Royal. Ma sì? Oh, iku? Dove demo? Già, iku. Dove ni sukkana?
Dogenzaka. Dogenzaka no, Dogenzaka è un posto storico del primo Two Heavy. Forse anche se esistente realmente, non saprei onestamente. Ciccio Gamer quello. No, è scomparso. Guarda, è identico, guarda dietro è lo stesso. Vabbè, basta. Salutiamo Mirko, che so che mi segue. Qua possiamo scegliere ramen o indiano. Per quanto indiano io credo che intendano il cibo e non una vera persona indiana, ma non possiamo esserne sicuri. Qui abbiamo il ramen e qui abbiamo l'indiano. Nel frattempo qui ci sono comunque sempre dei dialoghi per strada, i banter sono sempre presenti tra virgolette. Sì, fratello, sto parlando però, cioè sto esplorando. Ovviamente siamo all'inizio del gioco, il gioco è limitato, Ma siccome noi siamo persone di fretta, entriamo qui, ma prima vi leggo un attimo. Ciao Ivanir, secondo me sarà Dragon Quest 12 il prossimo. Per quanto bisogna vedere un attimo sta situazione di Miyake, che allo stato attuale per me siamo tutto nel campo delle speculazioni e rumor. Quindi vediamo cosa succede il mese prossimo, in cui ci saranno i veri piani aziendali di Square. Lì vediamo un po'. Per quanto, come detto in separate sedi, tutto è bloccato fino a Switch 2. Switch 2 sta bloccando tutto come annunci. Quando annunceranno la nuova console di Nintendo, si sbloccherà il mercato di questi titoli molto giapponesi. Specialmente Dragon Quest 3. E questa fine si gioca solo per il DLC, ora che arriva di contiene il giocatore non è dei reload. E in ogni caso io lo giocherei prima, perché il DLC esce a settembre. Invece io il gioco lo giocherò già venerdì. Anzi, dopo domani, mercoledì già inizio PES. Quindi io già prima mi bloccherebbe troppo, perché devo giocare a Persona 3, Persona 4 Arena. Poi comunque c'ho il moltiplicatore, grazie ad Alex ho il moltiplicatore, inizio il gioco a livello 80 praticamente, quindi non avrò problemi di farming di per sé, ma magari 80 no, magari caliamo un pochettino l'esperienza. Però sarà una bella esperienza anche PS2, in più mi servirà per vedere esattamente com'era Persona 3 all'epoca, perché giocarmi il portable mi ha rovinato l'esperienza. D'accordo. Come detto, questa scelta non serve a niente. Non c'è neanche da dirlo, ma lo diciamo. The World Ends With You, Neo, The World Ends With You, tutti The World Ends With You, sono due, quindi non è difficile. Sono titoli prettamente nipponici. Sono titoli totalmente giapponesi nell'animo, nel modo di fare, nel modo di realizzare. Neanche ci provano a fare appeasing al pubblico occidentale. Non ci sono cose che possono piacere ad una tipologia di pubblico che apprezza il racconto occidentale. Quindi non andiamo eventualmente a cercare quello che può essere una tecnica narrativa, una tecnica anche di sviluppo del videogioco nettamente, prettamente occidentale, in un titolo che non gliene frega niente di essere occidentale. Detto questo, questo qui è il Natkin di Final Fantasy V. Tra l'altro questa versione è quella scarsa, c'è quella più difficile che si trova in un dungeon particolare, che è tra i nemici più forti del gioco. Tra l'altro l'hanno corretto la Vista Remaster, perché dovrebbe aver corretto qualche bug al particolare nella Vista Remaster di lui. Non è il Koyokoyo che cercavi, ma guarda cosa ho preso. Il Koyokoyo è un nemico segreto di Final Fantasy VIII, divenuto famoso anche in altri titoli come il 13-2 e il 14, è l'alieno, chiamato in inglese Pupu. Chiamato anche Ndo Koyokoyo, ma questa non serviva ai fini della discussione.
qui ci sono riferimenti a Final Fantasy, per, nel caso specifico. Scoiattopatico. Scoiattopatico mi pare sia il nome italiano del napkin. A Final Fantasy V in italiano l'ho giocato una volta sola, quindi non mi ricordo con esattezza. Questo qui è il Moguri di cui tutti avete paura, è lui. È che qui non si vedono i denti, per questo non mi spaventa. Questo qui è il Moguri di Rebirth. Dove l'hai trovato? Shibuya. È apparso in mezzo all'incrocio. Sì, Shibuya anch'io. Sono cresciuto su Fantagon. Lui ha conosciuto tramite questo sistema di gioco un personaggio, un amico, tutto questo ingoio, Swallow. Ma non sappiamo chi è, cosa fa, quanti anni ha. E soprattutto, se in realtà è un vecchio di 62 anni. Ok, possiamo ritornare allo Scramble. Ma prima toccheremo una bella ragazza senza occhi. Finora noi abbiamo sentito le persone parlare, avevano queste qua, cioè le nuvolette da fumetto col parlare. Se ora invece camminiamo, magari facciamo quelli obbligati perché sennò vado a trovare. Innanzitutto c'è lui. Ma in più, ora saranno i pensieri. Prima sentiamo parlare. Ora in realtà stiamo leggendo la loro mente. Ovviamente chi conosce i personaggi di prima, da Tuevi, sa che è un mietitore, un demone, di quelli scarsi. Ma prima... Poi scarsi, poverino. Nel frattempo, l'apocalisse. Lindo? Dove sto? Piccola visione di qualcosa che potrebbe accadere. Ma ovviamente, se è la prima volta, perché crederci? Non capo cosa sto! Non c'è evento a terra! Mini cos'è, Lindo! Ma te te credo! C'è la guerra. Perché siete riusciti ad avere gli occhi? Fretto, è pericoloso. Non c'è, ore mo mottetava. Gokkigeyo. Mamma mia. Tanto bello quanto sfruttato, non al 100%. Cosa può andare male? Il gioco inizia col tuo migliore amico che viene schiacciato da un camion. Fretto, può cominciare a cantare la canzone. Tramite le nostre emozioni e il Gokigeyo, siamo tornati indietro nel tempo.
E tutto questo senza Numen, ragazzi. Fretto, nigero! Sozzerai! Quindi diciamo che molto probabilmente il protagonista è tornato indietro nel tempo. Stacco. Uno. Non li conterò, sto facendo ora un po' il figo. E inizia. E parte New Game. Tatsuya Kando, Hiroyuki Ito. Questo mi viene troppo difficile dirli così. Dirò solo Genko Bayashi. We'll be right back. L'ultima ad apparire in Rebirth è il primo. Ah, e parte la World Map Team. Ora, la opening è qualcosa di eccezionale. Non è che abbiamo un metodo di poterla vedere in maniera diversa. La canzone è bellissima. Le immagini non hanno senso, ma per quelle sono bellissime. Ti fanno vedere un overview senza troppi dettagli di diversi personaggi, specialmente quelli ancora non mostrati, sono visti o di spalle o comunque danno un primo impatto. Indie, per cui qua si entra all'interno dell'effettivo gioco. Soprattutto il gioco, in verità, la parola, il game. E facciamo la conoscenza. Honki mendokusa. Del design per eccellenza di Nomura. Visto che è identico a Gaia. Kanade Lindo. Kanade Lindo. Kurosawa Tosai. Kurosawa Tosai. Miyamoto Musashi. Konnichiwa. Dare? E lei è Shinigami Sakurane Shouka. Shinigami Sakurane Shouka. Anche lei con la presentazione figa. Come detto, lei è particolare perché è nell'artwork del gioco, nella copertina del gioco. E oltre ai personaggi che abbiamo appena visto e quello incappucciato, Shouka è l'unica ad essere presente. Lei è lo Shinigami di ingresso. In Tuewi, nel primo, Neku entra perché è speciale. Visto che a tutti il fatto che sia il proxy viene battezzato da Joshua per poter entrare e così via, quindi noi non vediamo effettivamente com'è l'ingresso. Ci viene spiegato che
c'è un ingresso simile per i personaggi che entrano nel gioco. Nel caso specifico è poco quella che ti porta all'interno del gioco, nel vecchio game. Qui in questo caso è lei che se ne occupa di fare da traghettatrice, di registrarti nel gioco. Ah? Shinigami no game. Shinigami no game. RNS update 完了したね. Poi c'è ovviamente l'anacronismo del fatto che sono passati solo 3 anni da Devolver in Sifu, ma nel frattempo la tecnologia ha fatto un salto enorme. Purtroppo è una tecnica che bisogna considerare dal punto di vista. Il gioco è sia un sequel del gioco di Tuewi che anche dell'anime, che è recente, non è più telefono a conchiglia l'anime, agli smartphone. Però alcune cose dello smartphone sono tranciate e in più non c'è lo scenario aggiuntivo. Questo è un sequel diretto dello scenario aggiuntivo. Quindi ne vale quanto basta essere sequel dell'anime. Shinigami SNS. Shinigami SNS. SNS è il sistema di messaggistica del Giappone. Ciao Riki. Sì sì, infatti ne ho parlato prima. Purtroppo ufficialmente lo hanno tradotto con Demone. Mission wa Shinigami account de tsuchi sareru. Servizio di rete dei demoni. Tra l'altro SNS, la S può significare anche Shinigami oltre che service. Shinigami account? Shinigami account. Poi Nomura ha detto che è un sequel di tutto. Cioè un sequel, poi se tra virgolette corretto dicendo, è normale che sia un sequel dell'anime, perché è un sequel del gioco. Ed essendo l'anime il gioco, è normale che sia un sequel dell'anime, perché è anche un sequel del gioco. Il punto è che nell'anime non c'è il final remix, non c'è il final day, che è la base su cui si fonda sto gioco. Soyo. Hai, kore bacci nan de. E qui abbiamo due spill, tra cui una abbastanza anzi entrambi sono famose. Ciao Miki. Sore tsukatte point tamete. Game o kachi susundette kudasai. Sì, si saranno ritrovati 30 euro sul cassetto. Beh, facciamo 20 puntate e poi hanno fatto 12. Un gioco alto? Carità, la musica se la merita tutta. Però lo aumenteremo a giusto rigore. Specialmente quando entra Miyamoto, ovviamente. Come si fanno i punti? Ho provato ad andare nei supermercati. Ovviamente qua partiamo da una base. Sei una alibi del fatto che abbiamo un'idea di cos'è il gioco perché ha giocato Tuewi. Ossia, dobbiamo sopravvivere per 7 giorni. Sconfiggendo il Game Master all'ultimo giorno, riusciremo a... cioè, chi fa più punti, o in base a chi è che vuole il... a cosa vuole il non il composer, che è come si chiama, il producer, in base ai desideri del Game Master del producer, può decidere di farci tornare in vita. L'ingresso del gioco è la perdita della cosa che ci è più cara. Questo qua nel gioco per DS, il gioco originale del 2007. Oh, Shinigami toka. Qui sto cercando di parare il fatto che demone sia demone dell'inferno. Quando Shinigami dice, intendi proprio lo Shinigami, tipo gli dei della morte? I Shinigami sono una figura molto importante della cultura nipponica. Kamo Shinigami game toka. Ah, nanka yabai ko datta no kana. Sakki no evento mo kono game no ka. Il Ryuk di Death Note è uno Shinigami. I personaggi di Bleach sono degli Shinigami, eccetera eccetera. E qui abbiamo invece Ingoyo, scusate, Swallow. Ovviamente non è il vero Swallow, è una rondine che, nonostante Lucia, la rondine è andata via. Insolvenza nero, come tutti i giochi di Square degli ultimi 6 anni. È un caricamento più lungo di quello che riesco a sopportare. Ah, ok. È finito il prologo. Siamo al giorno 1. RNS e questa da dove salta fuori? SNS Inside to the Other Side. Mamma mia, che meraviglia. Deeper Networking System. Io potrei anche fermarla qui e far sentire in ripetizione la canzone. Che
meraviglia, però non lo faremo. La colonna sonora è totalmente disponibile su Spotify. Tra l'altro ancora mi manca da acquistarla, devo prenderla prima possibile. E ovviamente è possibile acquistarla nel sito Square Enix o ovunque cercate Neo 2 Evi Post. Allo stato attuale ne esiste solo una, quindi è anche facile da recuperare, a differenza di quella di 2 Evi nel totale. SNS ma hennになってる. Account mo. Nel loro telefono sono cancellate tutte le app ed è rimasta solo quella dell'SRD. E qui facciamo la conoscenza. Di un rapper, palesemente un rapper. Però, come ogni personaggio che deciderà di essere trattato male dalla narrativa di questo prodotto, ha una peculiarità. E tra l'altro qui mi pare un po' si perda. Qua mi pare fanno riferimento agli scacchi, mentre in realtà il gioco è un altro a cui lui si riferisce, di cui tra l'altro mi sfugge il nome. È quel gioco famosissimo in Giappone dove sono le pedine bianche e nere. Shoumetsu, distruzione. Tenno ga datto una tokudanne. Matte. E lui è artwork completo. Suzuki Kaichi. Mi hai detto subito il suo ruolo? Suzuki Chitte Oboetoki. Squadra. Saikyo Team Ruin no member. Fa parte di una squadra chiamata Ruinbringers. Saikyo Team. Eccolo qua, la pedina del Go, ecco il Go. Tra l'altro la prima volta pensavo fosse un Oreo. Capito poi molto dopo che era la pedina del Go. Potevo fare come in One Piece americano, che cambiavano le pistole con ciambelle, o quello che era in questo caso, cambiavano il Go con la pedina degli scacchi. Qui vediamo la prima grande differenza di New Orleans Fiu, per quanto ancora non così palese, perché in effetti lui parla di squadre e noi siamo in squadra con Freddy, mentre in New Orleans Fiu di base erano solo due che collaboravano, ma il gioco era tutti contro tutti. Ok. Qua parlano di rumori, scansionare. Rumori che si vedono, bisogna concentrarsi. Focus. Ok, tocca al bianco. E qui abbiamo il tutorial, credo. Ok, hanno fatto riferimento all'otello. Forse l'otello è il nome della scacchiera. Scacchiera, il nome della plancia del gioco. E se ne va. Omae rikai shita wakaru wake nai. Omae ga Shinigami Batch toka ii. Aitsu scan te itte ta. De noizu o taosu n dakke. Ok. E qua siamo coinvolti dal gioco. Possiamo premere un tasto per scannerizzare, ossia R1. Abbiamo quel rumorino lì, ma oltre a quello abbiamo questa cosa meravigliosa dei pensieri che aleggiano sulla gente, che è spettacolare. Questo è The World Ends With You. Vabbè. E qui abbiamo la prima battaglia. Combattere con le spille. Senza le spille equipaggiate, Rind e compagnia possono attingere i propri poteri psichici latenti. Il primo tasto assegnato a una spilla per scatenarne lo psico corrispondente.
in più possiamo spostarci e schivare, cosa che non era così immediata in Kiwi base, ma qui è un po' più action il tutto. La levetta sinistra si può muovere, prendi i nemici usando la levetta destra e schiva gli attacchi premendo il tasto X slash voce. E parte la boss fight team. Senza boss, la fight team. Possiamo effettivamente muoverci per tutta la plancia del gioco, ma invece dire plancia. Con triangolo useremo la spilla che è attualmente equipaggiata a Rindo e con quadrato quella che è attualmente equipaggiata a Fred. Effettivamente ogni tasto è un personaggio che ha una spilla. A differenza di Neku che era multispilla, perché Neku ricordiamo è un genio, loro possono equipaggiare una spilla alla volta. Meraviglia Oceans. Ho fatto schifo, ma dovevo parlare nel frattempo, sennò qua non uscivo più. Purtroppo sta cosa che riparte la musica dall'inizio è che sono, essendo canzoni complete, sentirle a caso nel mezzo non aiuterebbe tantissimo. Però in base alle battaglie che affronti può diventare noiosa sta cosa. Mondo. Perché queste non sono canzoni da gioco, queste sono canzoni da radio. Però è così, cioè The Wolden Sifu è questo. Originariamente era la metafora che era Neko che ascoltava la musica in ogni momento. Qui, a meno che la musica non c'era nella mascherina, non quadra tantissimo, ma è rimasta questa cosa. Oh. Ok. Oh. Abbiamo i nostri superpoteri. Benvenuto al gioco dei demoni. Accedo all'SRD. Missione di oggi. Bellissimo. Lanciere il bersaglio con gli psico. Ricevi gli ordini di fronte alla statua del cane fedele. E la via per il bersaglio si aprirà. Ok. Andare da Cipo e vedere cosa troviamo. Non è che abbiamo di meglio da fare. Qua è possibile fuggire dagli scontri. Ok, posso aprire il menu senza paura. Per quanto il menu ancora è bloccato. Nel caso specifico. Insieme a tutti i tutorial, cioè noi tutorial non sono bloccati. Tra l'altro noi stiamo ascoltando adesso Wander Around Shibuya, ma qui abbiamo Twister Neo Mix, questa penso sia bonus pre-order o la demo, uno dei due. Purtroppo potremmo sentirla solo nel menu volendo. Vi leggo un attimo. E l'ultima volta che ti ho visto su Twitch avevi i capelli corti. No, ma è da comunque da tanto che non ci vado. Qua ce l'avevo, escludendo Metal Gear, come ce l'avevo, non mi ricordo più. Comunque sì, Rebirth non proprio 100%, ma abbiamo fatto quello che potevo senza esaurire. Ok, Pilotello lo conoscevo, diciamo, di fama. Il Go invece l'avrò visto in qualche anime. Infatti manco mi ricordo si chiamasse Go. E qui abbiamo la possibilità di scannerizzare. Ancora no. La gente. Comunque. Possiamo sentire le voci della gente. Il focus. Sottolineando sempre che era uno dei punti di forza di Kiwi. Di per sé scannerizzare non serve. Serve solo a farci i fatti della gente. Se escludiamo quelle volte in cui è obbligatorio di trama. O per qualche subquest scannerizzare le menti della gente. Serve davvero solo a farci i fatti degli altri. Non ha nessuna utilità di gameplay. Ed è meraviglioso. Ovviamente poi nel caso specifico in The Wolden Sifu, perlomeno in quello solo remix, potevi trovare, cioè potevi mandare i messaggi agli altri. Ma anche in quello di essere c'è la possibilità. Tu potevi lanciare un messaggio e gli altri trovavano tra virgolette online. Comunque, ancora qui non capiamo cos'è sto gioco. Per adesso abbiamo due spille, una spilla a testa e niente fermagli. Ma abbiamo Achiko e il Reaper.
Vabbè, che sta sorridendo. Ok. Abbiamo la missione. Abbiamo A, B, C, D, C. E dov'è il cane? Svela i veri colori tedeschi. Ogni tanto Tuewi, Neo Tuewi, avrà degli enigmi, dei minigiochi. Non solo minigiochi, ma per usare un termine che è stato di voga di recente. Per proseguire. Sono delle volte in cui sono abbastanza ben tarati, sono delle volte in cui sono inutilmente lunghi. Sono delle volte in cui sono dei riferimenti a Kingdom Hearts. Ok, diciamo che qua è abbastanza semplice comprendere cosa vuole intendere, però ci sono delle lettere, c'è l'incrocio disegnato, dobbiamo trovare questi quattro teschi nei luoghi dove sono le lettere. E trovare il colore dei teschi. Ok. Trova i quattro teschi nascosti all'incrocio. Questo è l'incrocio. Scansioniamo la zona. Quindi un bel R1. Qua abbiamo uno rosso. E qui abbiamo il tatuaggio col teschio viola. Quindi la C è il viola. Come detto, siamo nel campo degli enigmi basilari. Qua abbiamo il rumore. Ore? Serve anche per farci un po' unire alle meccaniche. Lì abbiamo fatto la scannerizzazione mentale. Qui affronteremo il rumore. E ritorniamo all'interno del gameplay. Ci spiegano che le spille hanno bisogno di un tempo di ricarica in base ovviamente alla spilla. Poi si parla già del groove. Ma il groove lo vedremo adesso, è un po' difficile vederlo. Però oggi si può arrivare al 100%. Per adesso solo il 100, però. Ed è cambiata la musica, cosa che permette un po' di variare tra una battaglia e l'altra. Ok, nel frattempo ci sono sempre dei banter simpatici che però, a differenza dei giochi odierni, interrompono l'azione di gioco. Questa qua è più da host già. Ok. E abbiamo preso il secondo teschio. Questa qua è quella del primo. Questo qua è a Small World. Che c'è nel Tuewi? Sì, è che non mi puoi scannerizzare, non è quello. Prima vediamo qua. Ok. Somiglia a It's a Small World. Oh. Qui abbiamo il teschio grosso. Oh. Blu. Già mi sono dimenticato l'ordine. Blu, viola, rosso per adesso. La B sta per blu. Rimane questo. Giallo. I colori base. Giallo 4, blu 3, rosso 5, viola. Owari wa ajimari ajimani ma owari. Era Owari ajimari, ecco. Devo sentirla tutta per ricordarmi come si chiamava la canzone. Ok, questi qua sono i blocchi da game. E qua abbiamo il Gokigeyo. Tra l'altro il Gokigeyo cosa mi ricorda? Il fatto che
nella collector, tra virgolette, purtroppo non abbiamo avuto la stessa collector giapponese, avrebbe avuto una collector separata, acquistabile. C'è una borsa, che magari farò vedere la prossima volta, con scritto dietro Shippolo Shibuya, e poi Mr. Mew. C'è anche altre cose, le cassette e quello che ne consegue, ma di base principalmente è questa. Però questo purtroppo non si muove con la forza del pensiero. Forse se ti applichi, non lo so, per adesso non funziona. E Shiba, che vi parla? Il Game Master. Quindi è lui il Game Master. E lui utilizza quella cosa detta prima. Tutti parlano utilizzando una cosa in comune. Cioè, è come se un dialogo fosse stereotipato per un determinato argomento. Come l'altro aveva il Go, lui ha il fuoco. Tutto quello che dice riguarda il fuoco. E sta parlando delle diverse squadre. Ciao Celia. Se questi capelli la finisco di mettersi davanti ai capelli, io continuerei. Rimbringers, sappiamo che è il gruppo di Susukichi. Magari saranno i nostri outsider. Il gruppo di Rindo, perché ancora non abbiamo un nome. Quando riesco a mettere i capelli in una maniera come si deve, finirò di farmi i capelli, che mi stanno venendo sempre davanti gli occhi. Ok. Sì, ha chiesto il gruppo, il leader, per sbaglio ha messo il suo nome del nome del gruppo. Quindi di base sappiamo che ci sono almeno tre gruppi: i Ruinbringers, i Deep River Society, Deep Rivers Society e il gruppo di Rindo. Swallow non risponde più. Anche perché se Swallow è un essere umano non può rispondere per forza di cose. Ok. Banter. In questo caso questi banter non interrompono l'esplorazione. Ok. Ora però non ricordo l'ordine. Ah, ok, lo facevo in automatico, perfetto. Poteva dare, guarda. Shibuya Ikarie. Che per i più recenti è un luogo speciale perché è dove si è tenuto l'evento di Kingdom Hearts 4. Dell'anniversario di Kingdom Hearts, in cui hanno annunciato e presentato Kingdom Hearts 4, e dove Sora c'ha il suo bell'attico insieme a Strelizia. Allora, riesco? Abbatti il bersaglio di fronte a Shibuya Ikarie. Se riesco a trovare la giusta direzione. Qua mi sta dicendo praticamente di livellare. Ma c'è un rumore un po' più orsone, che non si vede niente, del normale. Big Drop colpisce il nemico con uno psico nel modo giusto per far comparire l'indicatore Big Drop. Colpisce con un altro psico mentre la barra è visibile per dare inizio a una combo Big Drop e aumentare il tuo groove. Premendo cerchio quando il groove è al massimo, puoi scatenare un mashup e colpire i nemici con uno psico combinato estremamente potente. Quindi abbiamo la possibilità di alternare il psico con questa barra di vita per poi premere cerchio e spawnare. Quindi via con ritmo. Più che altro è la mossa finale che ci porta. Ok, e l'osso è andato via. Quindi anche il gioco ci istiga ad alternare spesso le spille e non spammare sempre la stessa. In più siamo aumentati noi di livello e sono aumentati di livello anche le spille. これさ、ゲームオーバーってどうなる？怪我とかしないよな？
Cosa succede se perdiamo il gioco? Moriamo. Muo yameru? Più di quanto non lo siamo già. RNS o log out suru toka? Log out. Log out te. Ue yobou ka? Chotto Shinigami-san! Ok. Arriva? Noise ga kieta. Arriva? Aumentiamo di nuovo? Zetai oe. Allora, c'è un attimo da fermarsi, fermare il mondo e comprendere quello che sta accadendo. Questo è il momento fanservice. Questo è il momento in cui Neo The World Ends Here fa il sequel di Odin. Minamimoto è uno dei personaggi più iconici e amati del primo The World Ends Here. È un boss, è il Game Master della seconda settimana e sarà ricorrente in diverse forme, anche nella forma che è quella resuscitata, diciamo, con dei poteri non convenzionali. Alla fine di Final Day ci facevano vedere il fatto che resuscitasse. Miyamimoto, come gli altri, come tutti i nemici, ha messo troppo forte la nostra e la troppa potenza. Ok, sì. Dopo non ho il senso del criterio perché vedo solamente il volume, non vedo la mia voce, che in realtà pensavo fosse alta, ma qua devo alzare un pochettino. Vabbè, quindi dicevo, Minamimoto, come gli altri, utilizza sempre qualcosa di stereotipato per parlare, nel caso suo specifico è la matematica. Tra l'altro viene detto in un'intervista che lui in realtà di matematica non ne capisce tanto, solo per fare il figo, che fa così. Quindi lui parlerà sempre con frazioni, divisioni, così dice, espressioni mnemoniche e così via. In più non me lo ricordo più, c'era una cosa extra che dovevo dire, ma non me la ricordo. Ah sì, ecco. Noi adesso stiamo sentendo Transformation, che de facto è diventata la team di Minamimoto, ma in realtà non è così. Transformation in The World Ends Here base non è il team di Minamimoto, lo diventa dalla versione solo remix che reshuffla tutte le host dandogli dei temi. Transformation la prima volta appare quando affrontiamo Bit in The World Ends Here base. Lui aveva Calling su DS, non mi ricordo quale avesse, ne aveva una comunque parecchio famosa del gioco che si sente spesso, mi pare Calling, ma forse anche uno dei primi. In solo remix Transformation passa a lui e Bit si prende Tatakai, che è una canzone nuova. Quindi è diventata, diciamo, non è nata essendo la sua host Transformation, ma lo è diventata. Quindi adesso noi abbiamo Shou Minamimoto, il villain del gioco originale, e lo dico prima così mi tolgo tutti i denti possibili, è uno dei punti più deboli di Neo The World Ends Here, se non il più debole. Nami no shiki sura kume yashine. Che meraviglia. Oh? Yabai hito. Scratching my nerves. Nanda omae ra. Sankasha ka? Sore tomo tada no gomi ka? Il mucchio di cui si parla in tuoi base, il mucchio è dove lui metteva tutte le opere d'arte. Ma non demo i. Che poi era la spazzatura, cioè lui guardava, voi siete junk, mi metterò nel mucchio e creavo la sua opera d'arte. Gomi nara ore ga matomete stete yare. E qui lo possiamo utilizzare. Giulia dette. Ikuzo. Hima wa shinasasou. Oz goes in there. Perché dai, il gameplay è fisso ad un solo tasto, non è che abbiamo utilizzando le spine, però va bene lo stesso. Ah!
くらえ。全力でついてきな。はい、終了だ。あとはアタック。終了だ。これでどうすか。悪くはない。強いよな。タコンポロニョースだ。まあまあかな。That could be your voice in deep sweet words。クラッシュ。あの人。ワントファンサービス。強い。すごく強い。参加者なのか。Cioè lui è l'esempio del personaggio che viene rimesso in gioco solo perché lo vogliono i fan。俺たちを助けてくれたね。Dai, un gioco in cui comandi i morti è facile far resuscitare la gente, ah, non è che ci vuole l'arca di scienza per fare una cosa del genere. Però lui qui solo per fanservice, nonostante non sia stato detto ufficialmente tutto quello che ne consegue, lui proprio per fanservice. Fatto benissimo, ma. Scusate. 俺たち初心者で結構ピンチ。お兄さんもゲームに参加してるっすか。どこかのチームっすか。絶対つまんねえ計算だ。ここまで主役なのは久々だぜ。ん？問題の時間だ。お前らがゲームで生き残れる確率は1ゼプトパーセント。Anche il fatto stesso che dica sempre Z, in realtà in Tuewi lo diceva quelle volte corrette, poi lo diceva in battaglia. Siccome è diventato iconico mentre lo diceva in battaglia, Sine, Cosine, Tangent, So Z da Slow, So Z Infinity. E diventa, l'hanno fatto usare tanto spesso qua Z, 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 appunto da farlo dire infinite volte, Infinity, infinite volte, nonostante Z per cioè non significa niente. Ah? 1 zepto wa 10 no minus 21 joule bai 0.00000. Sì, il fatto che lo zepto come 10 alla meno 21esima. Ma appunto, ma anche chi l'ha tradotto stesso non aveva Z, ok, Z, cioè far comprendere. Nanka hikume tte koto sca. Kagiri naku 0 ni chikai wazuka. Yori wa wazuka ni takai. Cioè, anche quando diceva la cosa corretta, Z. Diceva, no, dovevi stare zitti, dovevi stare zitti. Ok, i numeri che per adesso ci servono poco, a meno che... Ah, qui abbiamo il drop del nome e chi se ne frega. Sho Minamimoto. Altro con dei denti meravigliosi. Col classico cappuccio alla Nomura. Nonostante questo design mi pare sia stato fatto dall'animatrice donna di cui non ricordo il nome. Spazio. Che si chiama. Tanto vediamo se ci sono gli artwork. Quanti artwork ci sono? Sì, ok, ce ne sono parecchi. Però non vedete niente, scusate. Purtroppo continuano a vedersi niente. Quando gli conviene la cancella, quando non gli conviene mi lo fa perfetto. No, perché Zepto è in negativo. I bounty di Final Fantasy sono in positivo, se intendi quello. Ah, no, i localizzatori, no, ok, vedo prendo un'altra cosa. Vabbè, facciamo una cosa. Aspettate un attimo. Devo prendere il dialogo in giapponese. Adesso non lo facciamo, ma possiamo batterci per prendere il dialogo in giapponese. Questo qui è sono gli artwork di Minamimoto. E qui abbiamo anche un concept non utilizzato. Lo stesso ma bianco. Ok, ora CTRL Z, CTRL Z. Volevo vedere se... Sì, ma qua vado a trovare il nome dell'illustratrice, perché gli illustratori principali sono tre. Nomura, Gen Kobayashi e non mi ricordo come si chiama la terza. Beh, ci sto un attimo a cercarlo su... Su Spread Knowledge.
Ok, quindi Z come forma fonetica di Zepto e non Z come qual era Z molto, per carità, Z è sempre meno alla, cambia il sesso. Quindi fammi vedere, no, se scrivo Minamimoto su Spread Knowledge, cosa mi spunta tutti i hentai. Yamashita, ok, che si chiama di nome, comunque sì, è stata Yamashita. Miki Yamashita, che questa cosa veniva da Unon Cross, tra l'altro. Che meraviglia. Basta, se no qua mi metto a leggere. Nomura ha disegnato Rindo, Shoka e due personaggi, che vedremo più avanti. Kobayashi, Gen Kobayashi ha disegnato Fret, Shiba, e Susukichi e altri personaggi. Yamashita ha disegnato, non è stato ancora visto, ma ha ridisegnato Minamimoto. Ok. Basta, ho già detto che meraviglia, possiamo dirlo ancora? Qui comunque utilizza zettogrammi. Quindi non zetto come unità di misura, meno 1 alla meno 21. Zetto. Zeptogrammの存在に次ぐ。Zeptogrammsu. Sì, ma lui comunque Zetto lo utilizza sempre in questo metodo amplificativo, come il so Z, per quanto Z è quando va a salire, come lo Z flare. Zetto è quando va a scendere, se vogliamo equipararla, diciamo. Quindi Zetto o Zetto, quindi si sono sinonimi, poi per carità cambia l'utilizzo in modo in cui si vede, però appunto hanno voluto puntare troppo su sto ZZ perché lo utilizzava nell'originale, infatti tutto quello che dice è Z, un po' stereotipando se stesso. Comunque, personaggio meraviglioso. Numero ciclico. Ma abbiamo già detto quando era bella Storm, dobbiamo dirla di nuovo? No, perché passeremo, cambieremo aria. E andiamo verso Shibuya. Credo tanto che non canto e ballo come bonus su Telegram. Devo cambiarla, sta cosa è falsa. Ma adesso possiamo eventualmente abbassare il livello per abbassarci gli HP e aumentare o diminuire il tasso di ritrovamento. Ci saranno diversi metodi per aumentare o diminuire il tasso di ritrovamento, e questo ci ricorda quel famoso bug di avere quella dannatissima spilla del cavolo che non è mai stato corretto. Sono calmo. Stile. Mai corretto quel bug. Sono tornato pure indietro. Da esplorazione senza battaglie le canzoni sono perfette. Il problema è quando le metti all'interno di un videogioco, con tutte le interruzioni del caso. Purtroppo, tra virgolette. Zeptogrammuto. Yaru shika nai ka. Ma altro appunto utilizziamo tutti i membri del party, per quanto con una spilla a testa, a differenza di Neku che era l'unico che utilizzava, un po' partner, ma non è che potevamo veramente comandare come Neku. Nel frattempo abbiamo padroneggiato due spille. Devo ritrovare quell'intervista. Allora, a memoria ricordo sta cosa, però devo ritrovare quell'intervista.
fidatevi sempre fino a un certo punto anche di me, finché non ho le fonti in mano. Ore? E qui abbiamo una delle spille più famose di Tuewi. Si parlava di un po' come era Neku, perché Neku doveva avere, o meglio il vecchio gioco doveva avere dei livelli psico alti per usare le spille, mentre qui invece sembra che puoi usarne le spille. Infatti dice, perché fare tutte queste spille che possono usarle tutti, quelli più scarsi, mentre invece prima erano molto più rare. Infatti, come detto, praticamente l'unico che poteva usare le spille era Neku. Gli altri avevano una spilla. Qui possiamo cambiare appunto le spille. Per adesso non possiamo equipaggiare due spille che usano lo stesso input, perché per una parte del gioco non possiamo fare questa cosa. Mi fai aprire il menu, che fastidio. È cambiato anche l'ostre, cioè l'ingresso. Non è che è cambiato, è che ho lasciato questo. Lasciamo questo. Possiamo cambiare nel caso e mettere una spilla L2, una sola però, o la cura o l'attacco. Metteremo l'attacco. Ok. Tra l'altro, ricordiamo che tutto questo era nella demo, per quanto si andava verso il primo boss, il boss scimmia, per chi ha giocato la demo. Era skippabile se avevi stato già della demo nel gioco finale? Credo abbastanza di sì. Sono abbastanza zetto sicuro, quindi al contrario, zetta sicuro a salire. Qui abbiamo un bello scorpione. No. Oh. Hai. Ah, che sto. C'è la Chemaska. E qua c'è la prima, tra virgolette, boss fight, per quanto, come ha detto Milano lo stesso, è già indebolito. Omoshire. Una canzone del primo. Perché a terra? Ah, vero, non c'è la mossa con un triangolo. Disappear into the darkness. Tōzenda. Yatta. Katta? Oh, ya, shōhin to ka. Ai, omedeto. Ah, Shinigami no shōka. La demonessa. Ah, Shinigami no. In realtà lo dice, lei è lo Shinigami, e poi dice Shoka. So, Shoka-chan. Targetto ga taosareta kara saikai wa managareteru kana. Hatsu toujou no kuse ni maa jan. Noizu ni shunsatsu sareru to omotte. Sore wa dou mo. Angai tsuyoi? So mienai kedo. Kyoumi mochatta? Teiu ka. Okay. La squadra di Rindo non è un bel nome. Avevo dimenticato quando fosse fastidioso questo suono. Ma come? L'ho eliminato io. Top team è lui. Ma come? Non sono stato io. Ah, mo scusi.
もう結構な時間じゃ。 OK。 南本さんも行く。ほんとだ。よし帰ろう。なあフレッ、ないよ死神のアプリ。そんなこと。通信誰にもメッセージ。あ、嘘だった。お前に送れる。diciamo che ancora loro pensano di essere in una, in un ambiente normale quando invece, ma questo lo scopriranno pian piano, specialmente anche i giocatori che non hanno giocato il titolo originale, ufficiale, primo, il primo. Non darò. Asta mo dame dattara, o togli avase da na. Onja, mata asta, gakko de. Mata na. Ore, nootteru. Ok, e adesso ha risposto il nostro caro Ingoyo. Il carbuncle del remake, Rebirth non c'è. Come dice Another, qua all'epoca ci si erano fatte le pippe di chi fosse sto Another, perché Another è uno dei nomi di Xehanort, o meglio uno degli anagrammi di Xehanort. Non ci sono collegamenti con Kingdom Hearts, quindi la pippa è rimasta fine a se stessa. E poi tra l'altro dice delle frasi che lui, che Rindo giudica tipo profondissime, ma sono frasi di una banalità assurda. Non perdere mai l'occasione di fare amicizia, non perdere mai l'occasione per questa cosa. Ok, e qui finisce il first day, ma prima è così si comincia. Spero che ti sveglierai presto. E Topolino anche qui. Non vorrei perderti tutto il divertimento. The Reaper's Game. Anche qui ti dicono il nome del capitolo alla fine del giorno. Deizio. Mamma mia. Ma che stiamo andando a salire di qualità delle host. Cioè questo qua è il classico gioco in cui tu ascolti la host e poi te la vai a cercare. Però sottolineando come sto gioco ha canzoni, sono tutte canzoni che tu potresti ascoltare alla radio. Ah, fate tormentare tutti, ora morirete. Ah. Quindi essendo che sono canzoni che vengono sborzate nel gioco, uno poi se le va a cercare separatamente. Tra l'altro è possibile anche acquistarle su iTunes Store, su Amazon Store, sti qua. Com'è che si chiama? Si chiama musica? Non mi ricordo più com'è. Che caso specifico ne avevo comprate ne avevo comprata qualcuna, ma devo andarmela a trovare. Come si chiama sto gioco? No? Non capisco perché c'è una cartella che si chiama Destiny Music. Vediamo, acquistati. Ci vado prima perché sennò. Ecco qua. Qua ci sono quelle che ho comprato. Se vado su, vai all'album. Sì, queste sono quelle che ho acquistato di quest'album. Voglio andare su tutto l'album. Tanto qui c'è una bellissima foto di Ishimoto. Ma se vado su album, dato c'è anche il tuo acoustic che è uscito di recente. Qui abbiamo là, qui c'è l'album. E qui è possibile in caso. Qui c'è tutto l'album ed è possibile in caso acquistarle. 51 tracce. Ma ci sono tutti gli album di Ishimoto. Tra cui anche Crisis Core, per esempio. C'è Puevi, Super Ashki, Type Zero, Puevi Animation e l'acustica che è uscito di recente. Proseguiamo. Non mi sentirete mai fin troppo. Non mi sentirete mai elogiare questo osso troppo poco. Non è così, non mi sentirete mai. Vabbè, mi sentirete spesso elogiarla sta host. Pure tu sta che. Oss! Furetto! Ima kara omae wa tsukiyou. Io credo che quella di Tuewi sia la mia preferita in assoluto. Questa ci proprio la sfiora, ci va così. Non riesce ad aggrapparla per poco. Okashikune? Nan de Shibuya ni inno? Sonna kanji daro. Poi per carità, ripeto, sono canzoni. È facile fare
qualcosa di migliore se fai canzoni e non fai host, pianoforte, oppure sintetizzate per momenti specifici del gioco, oppure siano tutte belle, sono 40 canzoni di spessore, mentre in un gioco base ne puoi avere 5 canzoni, poi il resto sono canzoni. Rebirth ha No Promises to Keep e qualche altra canzone cantata, poi il resto sono canzoni da videogioco, è normale che questa pezzi più pezzi belli. Kyote. Core? Comunque, Tezio. Su nan da yo. Che non è il Day Hospital il giorno 2. Ore ie ni kaette nai. Renra ore mo onnaji. Sa. Giorno 2. Mission serie delle istruzioni nell'app per le missioni. Gli stupidi enigmi che tappezzano la città e individuate l'obiettivo. Mission da. Oi, omaera! Mission da io chanto yonda? Facciamo la conoscenza. Mission ga kitara game ha inutilmente oscurato all'inizio. Una bella borsetta ma inutilmente oscurato. Botto shiten na nani? Yoyu miseten no? Oji-san dare? Oji-san te hidoku nai? Reiki ga natte nai ne. Quanto ci stanno prima di Ja oni-san dare? Farci dire il nome. Ore wa Shinigami. Tanzo Kubo. Tanzo. Fatto tutto in maniera speciale. Kubo Tanzo Shinigami. Kubo che è stato disegnato, lo vediamo subito, da Nomura. Lui è Nomura, cioè non lui è Nomura, lui è disegnato da Nomura. Donna kao shita yatsura nan da tte mi ni kitan da. Mata. Stiamo facendo anche piano piano la conoscenza di alcuni Reaper. Abbiamo conosciuto Shoka, ora abbiamo conosciuto Kubo, abbiamo conosciuto Tsukichi. Quindi stiamo facendo la conoscenza di diversi Reaper. Anche rispetto a io, precisamente. Al tuo base stiamo conoscendo molti più Reaper. Lì ne conoscevamo uno ogni tanto, oltre il Game Master Kitanji, che anche lì abbiamo conosciuto, abbiamo visto all'inizio. Ma di base, dopo che abbiamo visto il primo Game Master, Minamimoto l'abbiamo visto dopo. E c'era bella. Non mi viene il nome, Konishi, che vedevamo ma non avevamo collocato ancora. De member dà molta importanza ai Reaper. Oh, Minamimoto-san te kino dake datta no ka? Ano-san, Shinigami game tte noizu o taosu mission konashi target o taosu. Non è un Reaper, non è un Reaper Tsukichi. Deve fare cose, cosa sto facendo? Delle anticipazioni, Tsukichi non è un Reaper, è un giocatore. Soyatte dondon point kasegi nagara. Nanokakan team doushi de motte. Nanokakan mo yanno? Ano tochuu de yameru hōhō wa nai in desu ka? 7 giorni di gioco. Non mitomeru wake nai. Iya iya, nande yo? Ore tachi no tsugata. Chotto oji-san. Doushitemo nuketai in nara. Game wa 7 goto ni saishū. E qui ci sta spiegando come funziona. Dobbiamo fare tanti punti. Sukude toppu ni nareba. Non demo no game kara mo ne. Toppu. Ok, in questo caso è la squadra che deve fare i punti. Tsumari triple e toppu nerau tte koto wa shōnen. Si parla proprio di punti effettivi, mentre lì era il game master che teneva il risultato. Demo omae tachi wa. No. Shinuki de yaranai to. Shinuki tte ma shinden dakedo. Visto che siete già morti. Qui nessuno lo prende sul serio. Che Shoka che doveva dirci. Ma le tasse di ingresso. Ma che scocciava con un certo niente. Nani aizu? Se Zeptogram domo. Mission no jikan da. Tanto in inglese, in giapponese dice Zepto. Minamimoto-san! Ma lì però forse non c'è un secondo metodo per essere detto. Mata ore tachi to? Perché Zetto è latino, quindi. Yokatta! Kyōryō! Omaera to ore no mokuteki wa da ga ima wa sore de ii. Ikinokoritai ka? Sore wa omou. Teiu ka ge? Zero ka ichi ka da. Sempre a parlare con metodi matematici. Itteoku ga bachi wa subete hirotte. Con un suggerimento effettivo. Mission kaishi da. Eh? Ok.
E qui facciamo la conoscenza di un tizio che non parla. Kaie Ono. Kaie è disegnato da Yamashita. Nando. Qui sempre abbiamo qualche stranezza, qualcosa di particolare. Lui non vuole parlare nonostante sia di fronte a noi. Kaie Ono. Io dal francese non voglio sapere niente. E quindi è dal latino. Però ok, allora nasce da radice differente. Qui purtroppo c'è una traduzione che mi lascia un po' basito, visto che Spainil è il nome, comunque. Cioè, Spainil. Col di Spagna. Vabbè, è la traduzione letterale, va bene, però ha lasciato Spainil. Ok, lui è quello che sviluppa le app. La voglio dire così, raccogliere tutti gli indizi e usate l'app per risolvere l'enigma. Quindi abbiamo una parte combattimento, una parte enigma esplorazione. In questo caso al contrario. Ancora lontano. Quindi abbiamo il sismografo di Rebirth. E qui è il momento in cui questo rumore darà un fastidio immenso. Risolvi gli enigmi che tappezzano la città. Fastidio. Cioè, si è pure fermato. Fermato il gioco per dirci sta cosa. Scanso. Squilla solo quando conviene a lei l'app. Guardando attorno, ma non funziona. Eccoli qua. Fatto 10 volte, 9 volte mi dimentico. Ok, preparati a ruggire. Stiamo delineando quelli che sono, quello che è il nostro obiettivo. Restano due graffiti. Da me. Ok. Ovviamente uno nel frattempo potrebbe livellare, sconfiggere i nemici, può fare quello che vuole. Ma invece noi adesso proviamo a parlare con Swallow e ci risponde. Grande ingoio. Serve proprio lo scratch prima di partire. Ma continuo, come permettete? Due spin. Anche qui il sistema di ottenimento spin dipende dalla difficoltà, da come vengono scoperti i nemici, dal moltiplicatore e così via. Oi,
tra l'altro quelle che nel gioco originale il gioco precedente servivano per craftare i soldi che potevi utilizzare per craftare, qui i soldi servono solo per essere venduti e più avanti si farà anche in automatico questa operazione. Che stupido! E ho trovato la nostra Coni. Oh. Sì, non è proprio lo stesso, però ok. Ok. Ascendi la torre della dea. Nell'oscurità troverai il sigillo di cui sei in cerca. Dai, ascendiamo la torre della dea. Ecco, abbiamo il secondo disegnino. Abbiamo un ruggito, battersi il petto, dottor Zulittle, che è il dottor Dolittle da noi, cioè nella vita reale. Resta un graffito. Non credevo che ci si potesse buttare, ma ricordavo male. Ok. E qui abbiamo le porte chiuse dal Reaper. Serve una spilla Midaregami. Questo qua era il motivo per cui avrei voluto caricare il salvataggio, perché così non c'era bisogno di andare a prendere la spilla dove volevo. La medusa Manchester, la 11, è proprio una medusa. Serve per quella comorbidia, ok. Spesso ci chiederanno di ottenere determinate cose, ma ci diranno il numero del nemico e così via. Quindi spilla numero 163 ce l'ha la medusa Manchester. Questo grazie all'utilissimo report. O volendo nella guida che ho qui alla mia destra. Quindi rumoropedia. Anzi, prima uno deve vedere. Ma questi sono i diversi graffiti. Sono i trofei. Questo qua è una sorta di luogo dove puoi incollare i trofei. Considerando che ho l'altro muro pieno, questo lascia un po'. Fa un po' ridere. Ok, che poi in realtà mi servirebbe più la mappa, perché nella mappa ti fa vedere le icone dei rumori, ogni icona corrisponde a un nemico diverso. In ogni caso, rumore numero 11, 163. Sconfiggendo la prima, dovrebbe avere la forma della medusa a memoria. È quella lì, sì, è la forma della medusa, quindi è qua. È proprio là, è là sotto. Andati via, vaffanmai. Ok. Prendendo le due aumenta il moltiplicatore. Potremmo anche passare di livello. Era l'ultima. Quasi pensavo fosse la penultima. Mi sono tenuto il gruppo apposta. Ecco, abbiamo la prima combo. La seconda battaglia. Comunque partiremo con il posso colpire in realtà, ma questa entrambe se ne frega. Supernova. Ok. La Midaregami l'abbiamo ottenuta, l'ho ottenuta 3. Possiamo scegliere se evolvere la spilla. Purtroppo per il completismo dovremmo tenere. No, questo è in quello, questo per il. Cioè, se noi vogliamo possiamo tenere tutte le spille. Possiamo anche evolverle. Non dovrebbe segnarcela come mancata. È nel primo 2 che dobbiamo ottenere sia la vecchia che la nuova, se la facciamo evolvere. Qui non c'è bisogno. Ah no.
Però una spilla può evolvere in modi diversi. Sono poche, è molto più facile l'evoluzione rispetto al primo Quavi. Per quanto sono alcune spille, due o tre spille che sono davvero infami. Specialmente quelle dei nemici unici. No. Ok, la gente di Shibuya non ci vede. Noi stiamo... Oh my god, è diventata quella di Janice. Questo è il PS, il piano surreale, mentre quello è il piano reale. Underground e Real Ground. So io. Siete nell'aldilà. E qui c'è il drop della morte. In modo in maniera un po' più soft. Neko era più sconvolto quando scoperto la sua morte. Nani sore? Oi. Ok. Va bene, molto giapponese questa cosa, facciamo finta che non è mai esistita. Oh, Rindo Lindo. Io voglio tornare. Ok, dico bene, raccogliere tutte le spille che trovate, fidatevi. Giusto perché dircelo tre volte, tre personaggi diversi, non basta, siamo qua. Ok, qua. Io. Siamo nella fase della negazione, ma in fondo chi ci crederebbe ad una cosa del genere? Oh. Andate a Stupor Street. Che è stupor, non è un anagramma di stupor, è stupor, significa stupore. Quindi non è la strada in cui le persone decidono di avere atti contro la loro volontà. Qua ce l'avremo su questa a memoria. Eh? No, qua, questa era quella vera, non era su questo. Ok. Entra nel vicolo, ci sono già. C'è un altro vicolo? Questo. Quello là era su questo. La tizia là. Magica. Ok, c'era un graffito, ma hanno fatto un disegno, quindi non possiamo comprenderlo. A meno che entreranno in campo i nostri magnifici poteri. No. Tutti i nostri boss sono stati eliminati. Non vedo cosa c'entri, ma ognuno. Minimoto. Me ne infischio del piano in cui esistete. Quel dolce riferimento a Via col Vento. Mi è più interessato a comprendere cosa siano le nuove regole. Va bene. Risvegliare i ricordi delle persone. Zeptogram. Ok. Fret ha un potere speciale. Quello di poter far rinfrescare la memoria. Un'abilità che in giapponese mkn. È stata la leggendaria MKN. Che è lì dietro però. Ok. Con Fret possiamo usare l'abilità ricordare per far aiutare alle persone a ricordare quello che hanno dimenticato.
purtroppo parecchio limitata come sì, cosa. E poi ci risparmieremo tanti problemi se la trovassimo. Vabbè. Qui dobbiamo usare le levette per ricomporre il puzzle. Ok. Remind! Il nome dell'abilità è Remind. Giusto che non facci mancare niente. Quindi il potere latente di fretta è giocare in anticipo il DLC. Ok. Andiamo dalle parti di Coist. Ma prima ritroviamo un tizio che avevamo visto in The World Ends with You base, ossia Eiji Oji, il principe della F. Che detto così è bruttissima come frase. Eiji Oji era stato ridisegnato da Yamashita. Altro qui molto più bello, diciamo, molto più virile. Era, sembrava spocchioso all'inizio in The World Ends with You, ma poi si mostra essere un personaggio parecchio positivo in Quemi. Qui tra l'altro utilizzano i neologismi affatto. E proprio invece un personaggio nuovo. Ore? Oh! So! Questo blog F al mondo. Dove F significa favoloso, invece la gente pensa sia una cosa negativa. Cioè, perlomeno, al primo impatto sembra che sia negativo. Da me. Ok, questo era il momento fanservice. Per quanto abbiamo questo tizio che sembra essere importante, ma non adesso. Ora dobbiamo passare per di qua. Lui nel frattempo è innamorato perso di Shoka. Macchine, gioielli, una grande casa. Che si chiamano dei Reaper? Oni-san! Ricordati come si fa il suo lavoro, quindi. Entriamo nel menu, un quadrato. Lì ricomponiamo i pezzi. Se, in maniera sempre più difficile. Mi sono volate le levette. La L è a posto. Ok. Omoidase! Mindo! Ok. Si vince una battaglia a catena di due riduzioni a Dogenzaka. E qui ci spiega cosa sono le reazioni a candela. Konna ideal ni kyoumi wa ne. Nan toka nari sou da na. Deria! Kiero! Yoshi, moratta. Zatsugarin da. Shuryou da. To, deria! Kurae! Ma ancora siamo alla base del gameplay. Possiamo già variare le spille volendo e fare un gameplay un po' più elaborato. Ma siamo ancora alla base. Il gameplay non c'è che si può vedere quando saremo in 4. Impazzire più avanti. Sono esplose anche quelle dell'altro piano. Anche quelle della prossima live sono esplose. Ok. Schianto magnifico, un'altra spilla. Per Mario. Siamo a O-East. E qua abbiamo MKN. Signor Serietà.
una celebrità e così cammina liberamente. Ok. Facciamole ricordare com'era il graffito che ha vissuto. No, la L era giusta. Deve essere bello avere questa meccanica anche fuori dalla main quest, però il capitalismo non è una cosa buona. Ed ecco il terzo indizio, il 104. E qui ci avviciniamo alla conclusione della giornata e della demo e della live di oggi. Jimarima Howari. Affronteremo il boss del giorno 2. Ovviamente lo sconfiggeremo anche. Poi ci vediamo il filmato perché non posso salvare, visto che si vedono i volti dei personaggi. Salverò nel blocco 7, così non si vede. Dato c'era la cavolata che non potevi salvare nemmeno nella demo, quindi dovevi sempre fare sto pezzo se volevi livellare. Ok, una squadra ha già completato la missione di oggi. Restano solo 5 squadre e il numero può solo che diminuire. Una squadra sarà premiata e una sarà punita. Molto speciale Wicked Twisters, che siamo noi Twisters, perché avranno ascoltato la colonna sonora del gioco base. Deva. E parte la sleppata di basso. Che era la canzone dei Reaper nel WoW. Ma è da sfigati. Ok, noi siamo il tornado che devasta. Amo! Ok, ora la facciamo sta cavolata di metterci qui. Magica. E ci mettiamo a batterci il petto urlando. Tanto nessuno ci può vedere. Anch'io lo farei se... Parte la boss fight team. D'altro King Kong, molto King Kong questo. Questo è il primo vero boss. Neo The Golden Sephiroth. E non l'aragosta. Ah, troppo tardi. Tanto è possibile targettare anche ah, m'ha preso. Non fare cacciofare. Non si può. Ah, mancato. Fuori il primo braccio. Okay, con quell'attacco che ne ho caricato un altro. Cazzo. Positioning.
quando sto gioco ha un grosso problema col positioning. Ma ancora è presto per... andare a investigarmi. Di nuovo fuori un braccio. Tutto il gruppo allo 0%. 95. È un po' tardi, ho fatto. Novanta. Alzatevi. Cioè, per quanto a due. Ma guarda, va bene, va bene anche a due. Aspettiamo ora. Un'altra mossa King Kong. Settantasette. 92. Mentre cado con le meteore, faccio un tripletto di attacchi per fare carica il più possibile la seconda barra. Senza che muoio però. Fine. Meteoro. E così si va fuori il gorilla. Una scelta di spill è non felicissima, ma è il primo boss, quindi. Cade che è una meraviglia. Prendiamo la spill. Oh, questa sì. E qui facciamo la conoscenza. Di lei. Suite nai hitte omotteta kedo, kore de chōkeshi kana? Domo ari. Ora si è preso il merito perché ha preso la spill. Hai. Shin chimu no twisters yo ne. Konna kawaii shōnen tachi datta. Ne, anata tachi. Kinō mo badge toranakatta desho? Ano. Ah. Watashi wa Tachibana Kanon. Tachibana Kanon. Disegnata da Yamashita. Team Bari no leader yo. Leader dei Varia Beauties. Quindi un altro gruppo di cui non abbiamo sentito parlare finora. Varia Beauties. Ma i Ruin Brigger sono sempre in testa. Doremo uscire. Target o shitometara kore. Souka. Prende la spilla che sono troppo divise per essere unite da un accessorio. Fretta è andato nel suo. Che se l'ultimo viene cancellato, fratello.俺はフレッサーは通さい。フレットって呼んでもらえ。こっちはリンド。一応ツイスターズのリ。そんな感じで。フレット君ね。そしてライバルってことに。じゃ、遠慮なくバッチはいただくわ。また明日。また明日。おい。俺たち、ポイント取られ。まさにチームって感じだ。熱。スクワドラゲーラだそうなんですけど。返してとは言えない空気。 後ろのお兄さんも怖かったし。バッチ奪うのも手慣れてるっつうか。つかカノンさんってかなりイケてない?
Non vedo come funziona la squadra. La tizia letteralmente da sola. Omae, honto. Bacca. Oh, Shouka-chan. Ecco, sciocchina. Honto bacca. Top già nai to game no saikai no mama da. Moshikashite zenbu uso te iwareru no matteru. Personaggio meraviglioso. Sono kao yo. Uso già nai kara ne. Game ga are nakya. Kowai yo, Shouka-chan. Ne, nakama fuyashita ra? Perché non mi cercare un'altra nuova? Nakama? Atarashi nōryokusha. Ok, giusto per ampliare la squadra. Taiori nai antara ni wa oniya. Già. Bye. Già. Taihen na koto ni naru tte. Aikawarazu soto ni renraku to. Ore tachi shinda to ka. Are? Suoro-san to kyou. Si è parlato con Swallow con Ngoya. Quindi se Ngoya risponde. Chanto todoita renraku toreru toki mo aru. Visualizzato. E anche Swallow è nel gioco. E qui si accinge la conclusione il giorno 2 con una inquadratura parecchio abbastanza, una bella inquadratura. Come va la nuova recluta che parla con Kubo? Parlando con Kubo, che è uno dei Reaper, ci fa pensare che sia un Reaper anche lei, anche loro. E questa è la conferma, il fatto che ci sia anche Shiva nel mezzo. Ok, quindi abbiamo 4 Reaper, tra cui uno ancora non mostrato. Oh. Ok, e qui si chiude il giorno 2. Get Twisted. Che twist in italiano, a caso. Ok, al primo save utile staccheremo, quindi appena finisce qualunque dialogo abbiamo. Ma prima abbiamo... Kyouwa subete ga umaku ikanai. Oh. Dame da. Mo dame. Mata jamashi ni kitan da na. Jamatte? Mo nigerare nai. Nande konna koto ni? Un glimpse di qualcosa che non abbiamo ancora vissuto. Day 3. Giorno 3. E parte Kill the Itch. Io direi di possiamo fermarci e ascoltare la ripetizione. Basta, possiamo fermarla qui. Io sentirei Kill the Itch finché non siamo stufi anche della forma musicale con cui è composta. Questa credo sia la mia preferita del gioco. Eh? Oh? Ah, sacchi no ezo. Hajimatta ne. Che meraviglia. Anna kanji mai ni. Kyō nani andaro? Yume ka? Quando capiscono di parlare così sente più forte la musica. Ore. Ecco il segnale. Lindo-san. Eh? Prima del ritorno, dai. Nani buketto shite nai. Non mo kite masen. Soro soro oshirase kuru ka na. Kyouwa single glitch. You're in me out of stitch. You're been to the edge. It's not. Canzone del trailer. Uno dei più bei trailer solo per questa canzone. Che meraviglia. Quasi a diventare simbolo di Neo Tuevi, perché era presente nel trailer. Shirabaru moji o awase yo. Sagashi motomeru mono e tobira ga hiraku. Moji atsumeru to. Ok. Controlla delle lettere, però un attimo, però di stato alla canzone. Trovate le lettere sparse e riunitele. La porta si aprirà a chi la cercherà. Shouka-chan ga kino. Kino? Sembra una cosa a spilla. Un altro giocatore. Devo trovare quest'altro. Minamimoto-san iretemo uchi wa tatta 3 ni. Kino no Kanon-san mo. Oh. Un esercito che non abbiamo visto. Nakama fuyasu deki janai ka. Sono questi 4 l'esercito, che però potrebbe essere chiunque. Cioè non è che viene detto che si poteva fare il colore di un vestito, vabbè. La fascia.
そういイレギュラーな未知数の観測し、ね、南本さん、イレギュラー聞け、ゼプトグラムども、ミッションは無視だ。よし、ミッションとターゲットをは能力者を引き入れて明日補填する。仲間増やしてからってことか。リータ、トロワリ、いや、でもなんかやばい、チームとかでうまくやれる人、まあどうにもまずかっ、俺はずっと3人だった方が心配かな。南本さんいれば何人分にもなるだろう。ね、di più di 10, però prima その辺のチームなら、ルーインを相手にする。イルインブリンガス、ケエ、スズキ、チエ、桁違いの集合体とだけ言ってる。チェラネ・トレイデル、ケラ・ラ・アルトロ、ペロ、お前らが能力者に興味がねえなら、置いていく。あ、ディルステ、パテスキ、待って、行くぞ、リンド、ま、スキャン、スキャン、行くって、どんなやつかって。Ci becchiamo il terzo ritornello e poi salviamo. Parte lo stacco che parla è bruttissimo, non c'è neanche l'ombra di una dissolvenza, fa schifo. Va bene, non salvo adesso perché si potrebbero vedere le icone dei personaggi, salverò appena sta bene. Allora, oggi finisce la prima diretta di Neo The World Ends With You. Se tutto va bene ci ritroviamo lunedì prossimo con Neo 2. L'unico caso in cui non ci ritroveremo è se l'Ultimania di Rebirth all'interno 100.000 interviste, mi ripeto, io penso di potermela aggiustare facilmente nell'arco di una settimana senza staccare le dirette, spero, perché se ha un contenuto esagerato dovrò temporaneamente staccare tutto per dare priorità a quello, ma credo che lunedì prossimo ci ritroveremo senza problemi qui a continuare Neo Wave. Per adesso per l'appunto ci manteniamo con questo save apposito. Vediamo se magari quando arriveremo a togliere il velo dal personaggio magari poter usare per... forse è meglio comunque mantenere la continuità in ogni caso, giusto per lì è più bello perché e sciocchiamo tutto. Poi magari possiamo farci anche una live apposita, il final day di sicuro ce lo facciamo con Musei a prescindere. Per quanto il final day ha più esiti e l'ultimo esito è un po' rognoso da mostrare, però dovrei averlo salvato, intanto ci vediamo quello che ho salvato. Però questo c'entra poco, come il vero finale che si sblocca facendo tutti i report, non lo faccio con sto save, magari la battaglia finale la facciamo con l'altro save, quindi anche per quello volevo usare il mio save da subito nel complesso. Vabbè, che poi il vero finale è una scena in più. Va bene, noi ci vediamo dopodomani, tra due giorni, tra 8 minuti sarà un giorno, con Persona 3 FES. Giocheremo la versione PS2 su emulatore, è già moddata, quindi sarà col doppiaggio giapponese e i sottotitoli in inglese per forza di cose, e la mod per poter usare tutti i personaggi
per quanto io non so come funziona con gli answer, se ci sono altri personaggi utilizzabili, però con il gioco base si possono utilizzare altri personaggi. Non so di answer che c'è oltre Ibis come personaggio utilizzabile. E il moltiplicatore di esperienza, ho fatto una battaglia a caso, sono arrivato a livello 99, magari non conviene essere così forti di livello, magari lo abbasso un po', così avremo, che so, ogni battaglia 10-5 livelli, do, giusto per evitare il farming, come magari ci scocciamo per un passo. L'altro è per ridurre il farming, per renderlo sciolto come prodotto, perché sennò sarebbe tutto farming in generale, poi non so come il prodotto di per sé, ovviamente poi lo giocheremo come si deve tra due anni. Va bene, oggi si ritorna a pieno con le dirette. Ok, noi ci vediamo quindi mercoledì. Venerdì invece non ci sarà Persona 5 Royal, ma ci sarà The Birth, o meglio parleremo di The Birth. Io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la diretta vi è piaciuta, iscrizione, like, condivisione. Vi rimetto nuovamente per i presenti, per i nuovi, per chi non scrive e per chi scrive, questo inizio ogni volta lo scorto che non sono lontano. Ovviamente questo. Quindi io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la diretta vi è piaciuta, iscrizione, like, condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Ci vediamo. Bye bye.